Ciao a tutti belli e brutti, brutte e belle da King Davark e Casual Gamer. Rieccoci per il quinto episodio di Suzerain Evil Run. Abbiamo preso le nostre belle mazzette. Abbiamo avuto la tentazione di fare un colpo di stato, praticamente diventare i leader totalitari del paese. Adesso abbiamo una notizia, ma penso l'avessimo già letta l'altra volta. Sì, che Hawker, il giudice della Corte Suprema, capo giudice giunto nel nostro palazzo appunto perché ci voleva tentare nel dichiarare lo stato di emergenza e quindi poi praticamente tentare un colpo di stato autoritario. Noi, come sempre, siamo nell'Evil Run, quindi le prove della democrazia. Siamo nell'Evil Run, quindi il personaggio è un infame, però è anche furbo. Il nostro obiettivo è il potere totale, l'arricchirci più possibile, però senza renderci tutti nemici. Allora, quindi eccoci qui, dovrebbero essere passati alcuni mesi. Vediamo le notizie. Come sempre dobbiamo fare, com'è che si dice quando nei programmi fanno vedere tutti i giornali, oddio non mi viene, mi parto tutti i nomi quando vabbè, Gioventù Rossa si rialza, campane d'allarme per soldo, le recenti attività della Gioventù Rossa, visto il raduno a Narbel, fanno suonare delle campanelle d'allarme. L'improvvisa visibilità del gruppo, conosciuto per la sua ideologia politica radicale, crea preoccupazione riguardo a potenziali minacce alla stabilità nazionale di Sordland. Il loro sollevamento, la loro crescita, richiede di vigilare e anche esaminare da più vicino le loro intenzioni e la loro potenziale influenza sulla nostra nazione e sulla sua politica. Invece Sudan Today dice: avvelenamenti in una scuola di Ribel, la polizia ha arrestato il direttore, il prese di una scuola superiore a Ribel nella Bergia meridionale, dove 12 studenti sono morti dopo aver mangiato della carne con i pesticidi. Gli studenti tra l'età di 15 e 17 anni sono morti dopo aver mangiato a pranzo un piatto locale di Zabla cucinato dalla cucina malmessa della scuola. La polizia ha iniziato le indagini per risolvere il mistero di come il pesticida sia finito nel cibo. L'Economist invece ci dice che ci saranno dei cambiamenti nel budget del governo. Come esperti massimi dell'economia del paese abbiamo guardato i cambiamenti in arrivo del budget del governo da molto vicino. La prima sfida del presidente Anton Rhein giace davanti a lui e vedremo se riuscirà a dimostrare le sue capacità come leader che può pensare in avanti. Le ramificazioni potenziali di divertere i fondi a certe branche del governo è sempre stato un punto di contenzioso per qualunque leader e non sarà differente questa volta. Vedremo se il presidente Rail potrà mantenere le sue promesse che ha dato durante la campagna elettorale. I sindacati dei lavoratori mettono pressione per i benefici promessi. In una mossa tattica per accelerare l'implementazione dei benefici promessi, il Partito Comunista di Sordland e sempre il sindacato del lavoro hanno dichiarato uno sciopero presso Gazom. Cavolo, pure. Per una volta che scopriamo dei giacimenti di gas, l'azione sembra avere un doppio scopo: esercitare pressione sul management di Gazom
perché mantenga le sue promesse e indirettamente ricordare al presidente Anton Rein di ciò che ci si aspetta prima del meeting con Ewald Alfonso, il presidente di Gazom. Qui è Radical, come sempre, deve andare, come dire, sotto dibattito l'educazione di stampo sollista. Le nuove performance dell'educazione svelano una triste realtà riguardo al deprimente status di Sordland rispetto a molti altri paesi. Sordland è 39esima su 68 nazioni che fanno parte dell'OMEC. La primaria causa di abbassamento della qualità dell'educazione è il campione di valutazione dell'educazione è fatto di sedicenni da ciascuna nazione e misura la loro capacità nei campi della matematica, della storia, della chimica e molti altri. Basso un po' la telecamera, visto che meglio. Uno dei problemi chiavi è stato visto l'eccessivo focus sulla storia, le classi di storia e di cittadinanza, lasciando poco tempo per i campi scientifici. Il ministro Walda ha spesso menzionato le mancanze del sistema nei suoi dibattiti all'assemblea prima di unirsi al gabinetto. È anche appoggiata da uno dei nostri editori, un professore da Ulster State, che è stato a lungo critico della situazione nell'educazione secondaria. Il report rivela la dannata verità dell'educazione sallista, basata sui principi di statismo, nazionalismo e repubblicanismo, avvelena le brillanti menti dei nostri figli. Dobbiamo liberare il sistema dal veleno che è l'indottrinazione ideologica e lasciare alle future generazioni pensare per loro stessi. Tempo per le donne di sollevarsi. Le donne a Sordland sono sempre state sotto pressione a causa di una società iniqua e un sistema di discriminazione che è stata costruita da vecchi uomini che conoscono solo la guerra, dice Katarina Orten in un raduno delle donne che si è tenuto a Oslord ieri. La Lega delle Donne di Sordish sta organizzando un certo numero di raduni attraverso Sordland per portare il cambiamento che Sordland espertamente necessita. È tempo per Sordland di realizzare che dobbiamo rispettare ciascun individuo nonostante il loro sesso e lottare per diventare una civiltà avanzata. Le donne sono state a lungo spinte negli angoli della vita sociale e politica. Per affrontare questo cambiamento, una nuova campagna è stata iniziata in tutta Sordland. Sempre la Lega delle Donne sta organizzando raduni col supporto del ministro dell'educazione Charavalda e il membro dell'assemblea Katarina Orten. Tutti sono uguali secondo la costituzione Sordish, ma non ci sono protezioni contro le discriminazioni, le quali semplicemente rinforzano le ineguaglianze, dice Valda in una conferenza stampa. Questo movimento deve essere supportato da tutte le donne di Sordland e anche dagli uomini. Dobbiamo portare il cambiamento adesso, possiamo farlo. Uniti in protesta, l'UCCP si raduna a Narbel. Un'impressionante dimostrazione di solidarietà ha visto i membri del sindacato e del Partito Comunista radunarsi a Narbel. Questa protesta di massa non solo segna una nuova fase nella lotta dei diritti dei lavoratori, ma anche manda un potente messaggio al presidente Anton Rein. I lavoratori di Sordland non saranno più silenziati o messi da parte. Ultimo, geopolitico. La mia Radical geopolitico scrivono sempre un sacco. L'arcipelago Arrakano emerge come una zona. Ah no, prima gli articoli più in basso. Van Orten dà la colpa a Vasgland per il peschereccio scomparso. Nella mattina di martedì, il primo ministro di Agnolia, Van Orten, ha fatto una
dichiarazioni denunciando Vasgrand per la mancanza di un'imbarcazione, questo codice, di questa targa. La nostra guardia costiera ha salvato i membri dell'equipaggio della nave mancante. Attraverso la sua dichiarazione abbiamo saputo che la causa della sfortunata fine della nave non è stato nient'altro che la marina di Vasgrand. Tuttavia il primo ministro ha rifiutato ha salvato un membro dell'equipaggio, ha rifiutato di dire chi fosse questo membro dell'equipaggio a causa della paura di un tentativo di assassino da parte di Vasgrand per coprire le loro ostilità. Nel frattempo le nazioni Grace si uniscono per lottare contro le influenze ideologiche, creando un ordine finanziario parallelo. È una mossa storica. I membri degli stati della Gilda delle Alleanze Reali e dello scambio, per lo scambio commerciale, Grace, ha annunciato una serie di iniziative unite di gruppo con l'obiettivo di opporsi alla crescente influenza del malinvisto e del capitalismo arcasiano, mentre stabilire un ordine finanziario e commerciale parallelo. La corporazione senza precedenti giunge in un momento in cui le monarchie tradizionali sono sempre più poste sotto sfida, sono sempre più in pericolo a causa dei cambi geopolitici e delle tendenze economiche globali. Durante l'ultimo summit del Grace, tenuto a Thornburg, la capitale del regno di Rumburg, i leader tra le nazioni membre, incluso il regno di Rizia, le baronie di Soradis, le principalità Narbruck, il santo regno di Alrikar, la confederazione di Vendosam e il regno di Nalipurma si sono unite per discutere strategie e condividere opinioni nel preservare la loro unica storia, heritage, e promuovere la prosperità e la stabilità nonostante un ordine mondiale che cambia rapidamente. Il re Romus Thoras di Rizia si è rivolto al summit enfatizzando l'importanza dell'unità tra gli stati membri. Noi siamo insieme non solo come partner commerciali, ma anche come protettori dei nostri valori comuni. Il cambio di marea può essere forte, ma la nostra risolutezza di mantenere le nostre tradizioni e resistere alle influenze esterne è ancora più forte. L'arciduca Bertrand de Valenor, il leader di Narburg, ha fatto eco ai sentimenti del re Thoras, aggiungendo: la nostra unità nel Grace manda un chiaro messaggio al mondo che noi siamo capaci di creare la nostra strada, indipendentemente dalle battaglie ideologiche che minacciano di ingolfare il globo. Come parte iniziativa, le nazioni Grace hanno accettato di creare una banca di sviluppo tutti insieme per finanziare progetti di infrastrutture, promuovere il commercio regionale e spingere per la crescita economica. Inoltre si sono impegnati a migliorare, ad aumentare gli scambi culturali ed educazionali per migliorare le relazioni tra i loro popoli e rinforzare i legami che li uniscono. L'agenda ambiziosa del Summit Grace sottolinea la determinazione di queste monarchie non solo per sopravvivere, ma prosperare in un mondo sempre più diviso dai conflitti ideologici. Vabbè, questi bravi. I vostri valori, le vostre... Che cosa sono i vostri valori? Che voi rimanete in carica, cioè... siete padroni dei vostri sudditi. Va bene, l'Ankhand Arcipelago diventa una zona... un cuscinetto. E potere globale commerciale... emerge come una buffer zone
e come potenza commerciale globale, scusate. La federazione delle isole Arrank, un insieme di isole strategicamente collocate tra i continenti di Mercopa e Contana, si posiziona in una zona cuscinetto, come un'importante zona cuscinetto e come potenza commerciale globale, in mezzo alle continue e alle crescenti tensioni tra la Contana Unita e l'Arcasia. L'unica collocazione geografica dell'arcipelago le permette di essere il fulcro del commercio e della diplomazia internazionale, aiutando la nascita di un robusto impero commerciale. La forza navale di Arraca è stato un fattore chiave nel mantenere la sua influenza nella regione, una potente flotta a proteggere i suoi confini marittimi. La federazione è riuscita a stabilire e mantenere rotte commerciali aperte anche in mezzo alle continue confrontazioni tra le superpotenze. Questo ha permesso ad Arraca di attirare imprese sia dalla Contana Unita che dall'Arcasia, posizionandosi come zona neutra per il commercio globale e la cooperazione economica. La federazione delle isole di Arcana e la sua locazione strategica e la neutralità l'hanno resa un soggetto indispensabile nell'ecosistema del commercio globale. Mentre le tensioni tra Contana Unita e l'Arcasia continuano a crescere, il ruolo della nazione come zona cuscinetto e potenza commerciale è sempre più chiave. Ma è la quarta volta che ripeto la stessa frase in questo articolo qua, il giornalista, vabbè, sottolineando l'importanza di mantenere la stabilità e spingere per la crescita economica nella regione. Queste quattro parole quante volte sono state messe insieme in tutti i report e articoli che si è letti? Allora, a Nerbol mancano gli ospedali, me ne frega qualcosa, non in quanto uomo corrotto, no, il sindaco di Narbel, a meno che non mi porti a rischiare il posto, il sindaco di Narbel riporta che i loro ospedali sono strapieni e non sono capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini. Si è lamentato delle liste di attesa di mesi per i pazienti malati terminati. Oltre ai problemi di capacità, è anche stato fatto notare che gli edifici usano tecnologia arretrata. E allora, non si può avere tutto. Oh madonna, ma cioè, c'era una città che prosperava, Lacaven, e adesso le sta prendendo tutte. Hanno spento i pozzi di petrolio, adesso c'è pure recessione, colpisce duramente i contadini. Secondo le ultime notizie da Lacaven, l'industria agricola ha preso un serio colpo come risultato della recessione. Ci sono report che parlano dicono che il 16% di tutto il grano in Lacaven sta marcendo nei granai a causa della mancanza di compratori. I contadini richiedono addizionali fondi al governo per sopravvivere l'anno. E la madonna, tutti chiedono soldi. Ah, io mi indebito, che cacchio me ne frega. Resistenza Bloodish nei santuari. Le forze di sicurezza bergiane hanno arrestato tre preti a due diversi santuari nuriti a Sarna dopo aver trovato collegamenti con le attività degli insorgenti. Il report giunge da un uomo anziano che voleva parlare in pace, ma invece si è trovato invitato a unirsi al fronte di Libertà Bloodish da un prete statale, ufficiale. Altri incidenti indicano che il BFF sta provando un reclutamento locale in differenti santuari nella regione. E io che ci devo fare? Qui? Turismo storico, proteste, figurati. Allora, bandiere dell'NFP e dei giovani sordi bruciati. Una gigantesca controprotesta contro i giovani sordi guidata da un politico locale conosciuto presso allineato con la gioventù rossa ha causato diversi feriti e danni alle proprietà.
Di conseguenza, i giovani sordi e il partito di Fronte Nazionale, le bandiere dei giovani sordi del partito di Fronte Nazionale sono state bruciate, il che ha causato la crescita della tensione. La polizia locale ha disperso i manifestanti al tramonto. Basta, basta, vi prego, non ne posso più di notizie cattive, le proteste si allargano, che devo fare? Inizierò a manganellare tutti, che devo fare? Ah, libri comunisti bruciati a Borin. Residenti locali hanno radunato migliaia di libri che reputano, diffondono il comunismo, il malanevismo e la loro propaganda al Century Park di Borin e bruciato i libri. Slogan aggressivi che prendono di mira la Gioventù Rossa, il Partito dei Lavoratori di Bludia e il Partito Comunista di Sorlan sono stati urlati. Gruppi di giovani dal partito locale, dagli uffici del partito locale dell'USP e dell'NFP anche si sono uniti all'incendio, al rogo. I pompieri sono stati mandati e i manifestanti sono dispersi per i fatti loro. Qui ovviamente abbiamo un report certo ed è pure negativo, immagino. Dibattito legislativo sulla repeal, cioè sull'annullamento dell'EPA. La Grande Assemblea Nazionale è stato il palco di un dibattito oggi riguardo all'annullamento dell'atto di protezione dell'energia del 1932. Gli argomenti sia pro che contro l'annullamento della legge sono stati portati avanti con Franz Richter del PFJP e i riformisti USP, il leader dell'ala riformista dell'USP Albin Kleving, che guidavano la fazione che richiedeva appunto l'annullamento. Hanno dichiarato che un tale movimento aiuterebbe la crescita economica e l'aumento di investimenti stranieri nella regione. Tuttavia il partito di Sola Unita e il partito di Fronte Nazionale, sotto la leadership di Gloria Tori e Cesaro Kibermeier rispettivamente, difendono l'atto veemente, citando il bisogno per Sodan di proteggere le sue industrie strategiche dal controllo straniero. La decisione finale dipenderà da pochi voti, anzi dal voto che sarà tenuto il prossimo mese. Quindi dobbiamo farci un barbecue con Frank, nostro figlio. Era un sabato pomeriggio, la mia prima pausa dal lavoro in quelli che sembravano anni, e il tempo non poteva essere meglio. Cercando di tenere la mia mente lontana dall'assassinio di Circas, ho acceso la griglia nel giardino. Monica e Diana erano fuori a fare shopping e avevo dato il giorno libero allo staff. Eravamo solo io e Frank. Non ero sicuro di come si sentisse riguardo a me al momento, ma sapevo come si sarebbe sentito riguardo alle costolette, alle costole, alla griglia. Il nostro cuoco aveva lasciato della salsa marinata nel frigo. Ed ecco che Frank dà un'occhiata alla griglia, alla carne e si unisce a me. Vieni qui a spendere un po' di tempo di qualità col tuo vecchio. Sicuramente, se mi puoi dedicare qualche minuto dalla tua agenda sta piena. Mi dispiace, lo so che ultimamente non sono stato molto presente, ma sono contento di vederti. Qui lo so che sto scendo tutte le risposte da bravo genitore. Ma ricordiamoci che i psicopatici non è che ti urlano in faccia, sono subdoli. E ok, lo so che hai il lavoro più stressante nel paese e devi pure dar da mangiare alla tua famiglia, dopo tutto. Entrambi ridiamo. Mi giro per gestire il fuoco. Ecco, lasciami provare. Prende il ventaglio e inizia a farlo ondeggiare sopra i carboni. Il fuoco roar, insomma, si ravviva. Si gira per guardarmi con un sorriso sul suo volto.
come se si stesse aspettando un complimento. Ottimo lavoro. Grazie, signore. È nel nostro interesse quello di compiere i nostri doveri con precisione. La grigliata dovrà cominciare esattamente in 1 minuto e 32 secondi. Questa era una perfetta impersonificazione di Luciano. Ci guardammo l'uno con l'altro per un secondo e poi scoppiamo a ridere. Sentì che la mia gola era secca. C'era un six pack di birra nella cucina. Vado e mi vado a prendere la birra. Torno alla griglia, l'apro, mi siedo, osservo lo skyline della città con mio figlio. Per un momento i miei pensieri tornano alla mia infanzia, alla mia relazione con mio padre. Mio padre era un uomo debole che dovette combattere per provvedere alla sua famiglia con il suo scarso stipendio. Mi mise a lavorare nella fattoria molto prima dell'età che adesso ha Frank, e nonostante quello a volte non riuscivamo ad arrivare a fine mese. Sì, eppure eravamo comunque sempre una famiglia molto vicina. Ora ero il presidente. Sapevo che Frank non avrebbe mai dovuto affrontare tali sfide che io ho dovuto. Non posso negare che ero un po' geloso. Ah beh, perfetto Papà, posso chiederti qualcosa? Siamo una famiglia, chiedimi quello che vuoi. È che sento che c'è molto che tu mi stai nascondendo riguardo il tuo passato e riguardo quello che sta succedendo ora. Come alla cena, alla notte dopo il ballo, mi hai detto che tutto era sotto controllo, ma lo era, vero? Lo so quello che è successo negli anni 20, lo abbiamo imparato a scuola. E ora con le proteste, gli scontri, sarà la stessa cosa? Papà, ci sarà un'altra guerra civile a Sordland? No, non lo permetterò mai. Bene, ma com'era all'epoca? Lo zio Peter ha detto che voi due avete dovuto affrontare un sacco di cose. Non sono più un bambino, me lo puoi raccontare? Prima che potessi radunare i miei pensieri, le immagini familiari iniziarono a passarmi davanti agli occhi. Immagini di soldati che avanzano verso di me e i miei amici ad armi spianate, di persone che conoscevo, amici e vicini, strascinate lungo la strada e uccise nei vicoli. Lo shock e il dolore delle facce dei loro padri, madri e dei bambini ora orfani. Quelli erano tempi oscuri. Sì, lo sembra. Ma sei un uomo cresciuto. Parliamone. Beh, dai, non sono così evil. Fran si piega in avanti sulla sua sedia, gli occhi aperti. Racconta Frank del colpo di stato del 27. Ero appena più vecchio di te e studiavo economia alla Lakeland Business School. Ero al primo anno, eccitato, giovane. Avevo appena lasciato la classe per tornare a casa quando ho sentito il rumore di diversi veicoli avvicinarsi ai cancelli del campus. Mentre si avvicinano capisco che sono camion militari e carri armati, camuffati, che portano con sé centinaia di soldati. Gli stessi soldati che dovevano proteggere i cittadini di Sordland ci puntavano le armi addosso. Presero immediatamente il controllo degli edifici. Uno dei miei amici chiese che cosa stava succedendo e fu arrestato immediatamente. Molte persone si arrabbiarono e si radunarono in protesta. Frank continua ad ascoltare, lo sguardo pieno di shock sulla sua faccia. Ovviamente no, non gli raccontiamo che siamo scappati come dei codardi.
Vedendo la folla che si adunava, sapevo che qualcosa stava per succedere, qualcosa di brutto. Capito che non c'era niente da fare contro uomini armati e me ne sono andato. Mi fermo e mi giro via da Frank. Direi che è abbastanza per oggi. E ok, mi dispiace, non avrei dovuto chiederti. Che riguardo a questo, lo so che non capisco quanto sia facile la mia vita a volte, ma un'altra cosa, so che tu poi ti sei unito ai giovani sordi allora. Posso chiederti perché? Dovevo sopravvivere in qualche modo in un ambiente e scusate, dovevo in qualche modo sopravvivere. E ho fatto una scelta. Frank alza le sue sopracciglia, la sua curiosità non è ancora soddisfatta, ma sentendo la mia riluttanza ad andare avanti, semplicemente annuisce. Scusa se ti bombardo con domande. Lo so che mi lamento a volte, ma i miei problemi non sono niente in confronto a quello che tu hai affrontato. Qui adesso io non so cosa, che risposta potrebbe dare alla fine uno, secondo me è il momento di dire, è vero, la vostra generazione non capirà. Prima che Frank potesse dire qualunque cosa, sento la porta d'ingresso che si apre, le voci di Deanna e Monica e il suono delle borse da shopping riempiono la casa. Va bene, sarò di sopra fino a cena. Frank corre su per le scale, prendo un lungo sorso di birra guardando la città e ora al sole che sta tramontando. Spero che l'aver parlato a Frank del mio passato sia stata la scelta giusta. Una parte di me si sentiva come se mi fossi tolto un peso, ma avevo gli stessi incubi. Ebbi gli stessi incubi ancora quella notte. Allora, ma 11 minuti. Com'è che si chiama il mattino quando i programmi leggono tutti i giornali? Non mi viene in mente. Vabbè. Attaccante apre il fuoco contro manifestanti, 17 morti. Un uomo ha aperto il fuoco nella città di Vesord, nel centro, durante una marcia, protesta di marcia, una marcia di protesta organizzata dal Partito Comunista di Sorland contro l'assassinio di Bernard Sirkas. L'attaccante, l'aggressore, ha usato una mitragliatrice militare datata 1929, che si sospetta essere parte dell'inventario delle forze armate sordiche. L'attaccante ha ucciso se stesso dopo aver sparato a 25 persone, uccidendone 16. Ha tirato fuori l'arma dall'edicola nella piazza, brandendola e urlando: "Venite, vi darò la vostra libertà", dice un testimone. La parola importante, libertà, era stata precedentemente associata con i separatisti Blutish. Ma è stata anche usata ampiamente il mese precedente nelle proteste contro l'assassinio di Bernard Sirkas. Il ministro degli interni, Elias Graf, ha detto che ha parlato col capo della polizia di Vesord e gli ha chiesto di prendere azioni decise. Questo è Sarajevo, Sarea Nueva, me ne sono accorto adesso. Vabbè, il governo non tollererà tali incidenti e i perpetratori non saranno risparmiati, ha detto. Il Green Act, uno sforzo inutile. Il Green Act, appoggiato pesantemente dal PFIJP, sembra davvero fuori contesto con il clima politico prevalente nel paese. Suggerisce una disconnessione tra i politici e il cittadino di Sorland ordinario, le cui problematiche più immediate sono più riguardo l'economia, la sicurezza del lavoro, i servizi sociali, mentre la conservazione dell'ambiente è importante, non dovrebbe oscurare
i bisogni più primari della gente. La speranza è che le future politiche rifletteranno meglio le priorità e le realtà e la verità della popolazione di Sorland. Il Tourism Bill, la legge del turismo firmata, merita gli applausi. La firma dell'atto di preservazione turistico-culturale di Sorland del presidente Anthony Rein segna un passo monumentale nella giusta direzione. L'atto, che al fine di aumentare l'attrazione culturale di Sorland e del suo turismo, ha davvero la potenzialità di essere la scintilla per la ripresa economica. La strada di Sorland nel divenire una destinazione turistica globale è ora più chiara che mai, e noi anticipiamo un vibrante futuro per l'industria del turismo della nostra nazione. L'Economist invece, Gasom in subbuglio, una crisi di leadership, i recenti problemi economici che sta affrontando Gasom, uno dei pilastri dell'economia di Sorland, sottolineano un problema. Le nostre indagini rivelano una sconcertante narrativa di mala gestione guidata da Ewald Alfonso, il CEO attuale, conosciuto perché mantiene legami vicini al ministro Manger. Evidentemente la loro leadership è caratterizzata da iniziative, da una scioccante assenza di iniziative per tagliare i costi e misure per migliorare l'efficienza operazionale. Gasom, un tempo conosciuto come un faro della prosperità economica, ora fa fatica sotto il peso di una scarsa leadership, mostrando il bisogno di un cambio, appunto. Un cambio. Il green è una minaccia alla crescita. La neoproposta Green Act mira a sostenere la crescita sostenibile industriale a Gruni, sollevando questioni riguardo la crescita economica. La sezione 1 ha delle regole molto stringenti riguardo l'inquinamento industriale e il smistamento dei rifiuti, che potrebbe potenzialmente essere un peso per le aziende con pesanti costi allegati. Anche se le multe finanzieranno progetti di recupero ambientale, la strettezza finanziaria potrebbero superare i benefici, mentre la pausa fiscale, la pace fiscale, la riduzione fiscale per ridurre l'impatto ambientale, che è nella sezione 2, sembra attrattiva, potrebbe non compensare per i costi di una regolazione più stretta. La nostra analisi suggerisce una approccio bilanciato che sposi la crescita economica con le considerazioni ambientali. Qua mi prendo una nota del green, io sicuramente lo rifiuterò. Però suggerirò di tenere solo la sezione 2. Assolutamente. Oh, il derby Gelsenkirchen posticipato a causa di proteste, fiamma qua, cioè, ci manca solo gli articoli della Repubblica sulla solita TikToker che mostra un capezzolo in chat e il web impazzisce. Una delle più anticipate partite tra Gelsenkirchen e Arrica è stata posticipata a causa delle intense proteste nella città di Arrica. La Lega ha rilasciato la seguente dichiarazione riguardo la situazione. A causa di questioni di sicurezza, i giocatori sono compromessi durante questi tempi di preoccupazione. Abbiamo deciso di posticipare il gioco. Tuttavia, rimaniamo in solidarietà con i fan, i nostri giocatori e la gente di Arrica nella lotta contro l'ingiustizia. Cioè, siamo a 40 minuti e ho fatto solo una grigliata. Vabbè. Il sindaco Curtan Leste ha anche fatto una dichiarazione. È un giorno tragico per Sorland, dove il presidente stesso rifiuta di agire contro il comunismo. Si dice che l'inazione porti il dubbio e la paura, perciò io temo che la diffusione del comunismo
molto più all'interno del cuore della nostra nazione di quanto pensiamo. Pensiamo, tuttavia, io e le persone di Anrica non smetteremo mai di lottare per l'anima del nostro grande paese. Il petrolio Rizian. Ah, ok. La Rizian Oil and Gas esprime interesse per la Gasum, che è un soggetto importante nel settore globale dell'energia, ha espresso un interesse nell'investire nella Gasum. Questa corporazione riziana è un gigante e la sua mossa potrebbe avere delle implicazioni per il settore dell'energia domestica e Sorlan, mentre questo investimento potenziale potrebbe far sollevare preoccupazioni riguardo all'influenza straniera, anche da benvenuto a una bella iniezione di capitale per Gasum. Sarà interessante osservare come questo sviluppo continuerà e impatterà le dinamiche dell'industria energetica di Sorland. Il radicale ci farà soliti pipponi. Elezioni non democratiche di Sorland. Sorland ha una soglia elettorale del 10%, questo significa che i partiti politici che sono sotto il 10% del voto non possono entrare in assemblea. Questa è la ragione per cui il partito Unito di Sorland ha il 52% dei posti in assemblea oggi. Ed è anche la ragione per cui la minoranza etnica più grande di Sorland non esiste nella politica di Sorland. Le ultime elezioni hanno mostrato che il partito Pro Blueshield ha una base di elettori enorme, giusto al di sopra il 9%, ma che non riesce a raggiungere la soglia del 10% e non può entrare nelle politiche. Similarmente, il Partito Comunista ha raggiunto l'8% dei voti generali, ma è stato eliminato. Questo significa che milioni di voti non sono rappresentati nel nostro corrente governo. Tuttavia, questo ha beneficiato l'USP più di tutti e dato a loro il potere di fare le leggi. La soglia non democratica deve essere abbassata così che che ci sia una vera rappresentazione dell'Assemblea. È una vera rappresentazione delle nostre voci. Nessuno può chiamare Sorland una democrazia senza una diminuzione o una proposta costituzionale che non include tale cambiamento democratico. La Green Bill aspetta la firma ed è imperativo. L'ha proposto il Green Act, che è stato sostenuto dai progressisti dell'Assemblea. Potrebbe essere un atto importante di trasformazione di Sorland. L'atto, se firmato dal presidente Rhein, introdurrà regolazioni più strette sull'inquinamento industriale, la disposizione dei rifiuti, dando una spinta verso la responsabilità ambientale che è davvero di cui c'è bisogno. In particolare in Gruini, le imprese che falliscono ad incontrare questi standard dovranno affrontare delle multe, la cui incasso contribuirà a progetti di recupero ambientale. Simultaneamente, quelli che dimostreranno una significante riduzione del loro impatto ambientale potranno godere di meno tasse. La creazione di un piccolo fondo di investimenti per pratiche eco-friendly rappresenta un approccio pionieristico alla sostenibilità industriale. Tempo, assolutamente tempo, che noi poniamo l'ambiente al centro della nostra politica. Chiediamo che il presidente Rhein firmi tale cruciale legislazione. Non lo farò, perché so già che mi inimico quelli con cui ho le mie connessioni. Ok, Arrakhan allarga i suoi orizzonti economici. Arrakhan sta prendendo passi strategici verso la diversificazione del proprio portfolio economico con un puro interesse nell'investire nelle nazioni che esportano energia. Questo approccio non solo indica l'intenzione di Arrakhan di rafforzare la sua stabilità economica, ma anche sottolinea la sua previsione nel riconoscere il peso, l'importanza a livello globale del settore dell'energia. Inoltre, Arrakhan sembra che stia creando una strada innovativa esprimendo l'impegno di finanziare le nazioni al di fuori dell'ATO e del CSIP.
E che roba è Arrakhan? Ah, quelli che erano le isole, ok. Potremmo parlarci con loro, no? So che questo gioco è figo perché puoi interagire direttamente con i politici, eccetera, però non puoi dire, bah, domani voglio andare a parlare con questi, no? Ti devo dire un prima proporre loro. Questo indica un chiaro intento verso la neutralità globale, marcando una potenziale deviazione tra l'allineamento convenzionale con i due maggiori blocchi. Mentre questo approccio prende forma, la comunità internazionale monitorerà da vicino i suoi impatti potenziali sul paesaggio economico globale. Ok, il report del Security Container del Patto di Varsavia riguardo allo scrutinio, sottoscrutinio. Ah, quel report che diceva che i lavoratori nei paesi comunisti stavano bene come i nababbi. Un recente report sui diritti dei lavoratori rilasciato dalla fazione riformista all'interno del patto di Varsavia ha generato un dibattito internazionale attraendo sia una considerevole attenzione che lo scetticismo, mentre il report offre una overview delle condizioni del lavoro all'interno delle nazioni membre del patto, i critici sostengono che i dati potrebbero beneficiare di ulteriori analisi che potrebbero portare a nuove prospettive. La dichiarazione del CSP di aver superato gli standard globali in termini di stipendio minimo e ratei di sindacalizzazione è qualcosa di conteso che deve essere meglio analizzato. Rimane essenziale analizzare tra gli obiettivi politici dichiarati e l'attuale situazione reale, considerando la complessità delle dinamiche del lavoro. Il dibattito sottolinea la necessità di trasparenza nel valutare tale dichiarazione e rinforza l'importanza di verificazioni indipendenti. Bah, abbiamo finito di leggere. Cosa dice l'Arcasia? Lato, vediamo un po'. Lato manderà aiuti finanziari ad Agnolia. In una dimostrazione di empatia internazionale e solidarietà internazionale, Lato si è impegnata a mandare significanti aiuti finanziari e militari ad Agnolia, collocata nel cuore della Mercopa orientale, una regione piena di complessità geopolitica. L'Agnolia è al crocevia delle sfide economiche ed è sotto le minacce alla sicurezza potenziali da Rumbur e Vasgan. Perché non aiutano anche noi? Questo pacchetto di aiuti è stato creato per migliorare la stabilità economica di Agnolia e anche le sue capacità militari, fortificandola contro possibili avanzate del Patto di Varsavia e di Rumbur. Come parte del più grande obiettivo del Lato di portare la sicurezza ai suoi alleati capitalisti contro la diffusione del socialismo, questa assistenza serve come testamento dell'impegno del Lato nel supportare le nazioni membre nel loro momento di bisogno. Qua cos'è che abbiamo? Qua abbiamo un po' di missioni economiche, di missioni diplomatiche. Qui il regno di Rizza. Rizza chiede una partnership all'energia, ha esteso una proposta di coinvestimento per Gazom. Il re Romus ha enfatizzato che i benefici bilaterali di una tale cooperazione e la possibilità, il suo potenziale nel aumentare la sicurezza dell'energia regionale. Sì, però se noi facciamo i patti, poi mi difendete contro Rumbur. Anche sottolineato che questa collaborazione potrebbe portare a ulteriori e più forti alleanze economiche che legheranno ulteriormente le nostre nazioni. E se porto via l'alleato di Rumburg, male non è. Madonna, che casino. No, poi che palline, devo andare a parlare di scuole. No. Proteste. No, la produzione industriale della città è sotto il suo potenziale e questo rovina l'economia locale. Potrebbe essere necessario
prendere le azioni per aumentare l'output industriale e prevenire ulteriore declino economico. Perché? Perché? Il sindaco di Morna ha riportato che l'output industriale è di quest'anno è il 12% più basso dell'anno scorso. Richiedono ulteriore supporto per migliorare la capacità industriale, inclusi macchinari e personale per combattere il trend verso il basso. Con la costruzione di nuove aziende a Morna, il sindaco ha dichiarato che ci sarebbe una svolta dell'economia ed è ancora possibile se gli investimenti del governo hanno successo. Secondo le correnti proiezioni, Morna perderà un altro 2% il prossimo anno a livello di produzione industriale. Tuttavia, i recenti dati della municipalità suggeriscono che un investimento di diversi miliardi stopperà la tendenza verso il basso e aumenterà la produzione industriale in breve termine, in breve tempo. E questo mi aiuta perché io in breve tempo i risultati mi piacciono. Allora, protesta dei prigionieri nella prigione Hunter Rock. Ieri intorno alle 11 del mattino una rivolta in prigione è iniziata nel braccio C della Hunter Rock Prison, che è stata poi soppressa. Il braccio C è generalmente usato per i prigionieri politici e la rivolta è iniziata quando un guardiano è stato ucciso da un prigioniero politico Bloodish. 4 guardie e 21 prigionieri sono morti, 134 i feriti. La madonna, che strage. Allora, vediamo l'USP report sulle forme. Molti membri dell'USP guidati da Albin Klein e dall'ala riformista del partito hanno reso più chiare le loro domande per il governo nel congresso del partito. Per le riforme costituzionali che sta facendo, Albin Klein ha dichiarato che senza la riforma dei ministri non appoggeranno le nuove riforme. Cacchio, devo segnarmi le robe. Ministri approvati da assemblea a loro e Calvin. Perfetto, io su questo sono d'accordo. Io ci sono per questo. Poi vediamo i report per la L1, speriamo che vada tutto bene, perché sennò il project manager under construction per la rete ad alta velocità L1 riporta che il progetto sta procedendo bene e che hanno già iniziato a mettere giù le fondamenta dei muri, ponti e piste. I supervisori del progetto del governo confermano il report dicendo che gran parte del lavoro preliminare è stato già fatto da Underhall e tutto sta andando secondo il piano. Incredibile, miracolo. Beh, cazzo. Mi hanno dato una tangente e poi mi hanno chiesto qualche miliardino in più. Allora, visita presidenziale a Narbel. Stavo viaggiando verso la città innevata di Narbel, nella regione di Nargis, per un forum sullo sviluppo rurale organizzato dal ministro della salute e il ministro dell'educazione. Questi mi chiederanno soldi su soldi su soldi, però è quello che la gente vuole, questo. E a me che me ne frega se lo Stato va in bancarotta. La città montagnosa di Narbel era abbastanza desolante, era reputata una delle città più povere di Sorland, la sua popolazione era dura anche dopo la scoperta di risorse naturali nell'area. Gli anni di dimenticanza da parte del governo centrale si vedevano negli edifici, nelle infrastrutture in generale. Le risorse naturali, tra cui gas e petrolio, erano sotto il controllo della Gazprom, il quale rendeva la corporazione un posto di potere. Il mio ruolo in questo forum era più che altro simbolico: fingere sorrisi, stringere le mani a qualche barone del petrolio, incontrarsi con i politici locali, ma più importante di tutto assicurarsi che Narbel non si sentisse dimenticata dal governo. La scena fino a questo momento tuttavia era un riflesso della dimenticanza di Narbel. Le città principali della città non erano mantenute, c'erano molte buche nell'asfalto. Navigando facendo zigzag per evitare le inconvenienze, la nostra macchina finalmente si avvicinò alla città, come se il mio sconforto a causa delle condizioni della strada fossero
apparenti, Serge abbassa il vetro di separazione. Arriveremo all'Hotel West in pochi minuti, sir. Signore. Grazie per avermelo detto. È mio dovere. Dopo qualche momento, Serge inizia a sorridere sotto i suoi baffi. Per cosa sorridi? Ah, sono passati solo 2 mesi, vabbè. Sir, volevo solo dire che sono stati dei game gambe i 2 mesi. Come lei sa, la mia moglie Susan ha recentemente partorito mio figlio. E ora mia figlia ha iniziato a studiare in una bella scuola superiore Osborne. Questa è un'ottima notizia, Sergio, sono contento per te. Lo apprezzo, sire, tutta veramente. Ero preoccupato che non avrei potuto permettermi una buona scuola privata se il suo punteggio fosse stato di meno negli esami d'ingresso, ma non avrei dovuto far lasciare cedermi all'insicurezza. Erika è più intelligente di me. Sono molto orgoglioso di averla come figlia. Dai, raga, quando è che si parla di politica? Spero che Diana crescerà per diventare come sua madre. Sono sicuro che lo farà. Dopotutto, lei è la figlia di un leone, è una leonessa. Mia figlia ammira molto la First Lady, la guarda è un'ispirazione per lei, e non solo mia figlia. È un'ispirazione per la gran parte delle donne in questo paese. Ma allo stesso tempo deve essere dura per la First Lady anche, tutte queste attenzioni, abituarsi a questa vita ad alto profilo e un marito che ha grandi responsabilità. È dura per entrambi. Deve esserlo, signore. Delle volte ci dimentichiamo che le persone importanti hanno una vita in mezzo alla responsabilità e agli impegni. Lo sa, quelli per cui ci preoccupiamo. Concordo. Serge continua dopo un momento di silenzio. Gli ho detto, sir, che ho chiamato mio figlio George. Il dottore ha detto che è in salute e grazie a Dio anche mia moglie. Mi sembra ottimo, spero che l'ospedale avesse un buon servizio. Normalmente saremmo finiti in un ospedale suburbano, ma grazie alla copertura speciale del staff del presidente siamo stati trasferiti all'Emerald State Hospital. L'Emerald State è un grande ospedale. Sì, equipaggiamento e staff erano eccezionali, Serge sospira. Ho già iniziato a pensare all'educazione universitaria, specialmente per Erika. Voglio mandarla in una bella scuola privata, ma col stato dell'economia sarà dura per noi. Ragazzi. Io sono... cioè, nel senso, succhio un po' le persone, ma se vale la pena. Sistemeremo l'economia in un modo o nell'altro. Se qualcuno può farlo, è lei, presidente. La macchina colpisce una buca e saltiamo sui nostri sedili per qualche secondo. Fin troppo parlare, Serge, concentrati sulla strada. Mi scusi, guiderò con più attenzione. Ci avviciniamo all'hotel, l'Hotel West doveva essere il miglior hotel in Arbel, un grosso edificio di 25 piani, uno dei indubbiamente dei più alti e dei più costosi edifici della città. Torreggiava sopra le slum, come si dice, le favela vicine,
ed era stato l'obiettivo di proteste quando era stato costruito. Una folla si era radunata in fronte all'hotel con la commissione di benvenuto al suo centro. Mentre ci avviciniamo al tappeto rosso, posso vedere il sindaco di Narbel e i suoi consiglieri principali. Serge scende dall'auto, apre la porta, si inchina con rispetto, inchina la testa con rispetto e fa un gesto verso l'entrata. L'entrata. Ci vediamo dopo, Serge. Grazie, Sir. Stesso, idem. A dopo. Appena lascio il veicolo, la fresca aria di Narbel riempie i miei polmoni. Quasi immediatamente tutti i presenti nella folla si dirigono verso di me in un'eccessiva manifestazione di cortesia. Sorrisi e strette di mani mentre abbasso la maschera del politico. Una maschera che sono molto abituato a usare. Ma era proprio necessario. Cioè, ragazzi, la storia la avanza o no? Altre notizie. Le proteste diminuiscono a Oxford. Oh, mentre le proteste continuano in tutta la nazione, la tensione diminuisce in alcune città. Eppure, in diverse grandi città, incluse Deir Lakhavan, ci sono stati alcuni report di violenza durante la notte di lunedì. Le misure di sicurezza aumentate a Oxford, oltre che alle migliaia di nuovi ufficiali di polizia, hanno aiutato nel diminuire le proteste in capitale. Similmente, le proteste violente e le manifestazioni sono diminuite in numero nella maggior parte delle grandi città. Tuttavia decine di migliaia in Deir, la città di Circas, hanno marciato in una marcia memoriale, anche se la polizia si è mossa sulla folla sempre più grossa mentre giungeva la sera, facendo arresti. Le autorità hanno dichiarano che i dimostratori hanno iniziato a tirare rocce e ignorato gli ordini di spendersi. Le autorità hanno fatto almeno 10.800 arresti. Riguardanti la protesta. Va bene. Vabbè, quindi le proteste si stanno diminuendo. Stiamo facendo alla Giolitti nel nord Italia. La privatizzazione dell'educazione si è dimostrata di successo. Il nostro team editoriale ha immediatamente analizzato il report di SIPA che recentemente ha parlato degli standard di educazione. Avevamo curiosi di vedere come le politiche dell'ultima decade avessero iniziato a cambiare le metriche delle performance. L'ESPIA specificamente salta all'occhio con un salto di 6 posizioni in avanti, finendo quinta su 68. Dopo una ricerca, un'analisi in collaborazione con il vicepresidente di Magnus Carto e il leader del capitolo SMEA dell'OMEC, ma che cacchio vuol dire? Abbiamo ottenuto comunque importanti dettagli di come l'ESPIA abbia aumentato la sua qualità d'educazione. Il tutto deriva da 2 punti principali. Uno, la privatizzazione, gli sforzi di privatizzazione guidati dal primo ministro Alvarez, che hanno portato a più scuole nei quartieri più ricchi, 1404 precisamente, all'essere privatizzate. Questo ha alleggerito il budget, il peso sul bilanci dello Stato, perché i ricchi hanno pagato per una ottima educazione per i bambini ed erano ancora tassati ragionalmente in modo da divertere i fondi verso le scuole statali dalle altre parti. Il secondo fattore di maggior successo è stata la possibilità di portare a cambio il curriculum per le istituzioni private, che ha portato un miglioramento nella partecipazione degli studenti, nella felicità degli insegnanti e aumentato la performance degli istituti. Alla fine i miglioramenti al sistema e la grossa cifra di 34 miliardi che l'ESPIA ci ha guadagnato hanno reso anche il tutto un'operazione lucrativa. Sutherland disperatamente necessita di più capitale per fermare la cessione, e quando l'educazione è privatizzata, come dire, capitale straniero aiuterà
a stabilire la qualità delle scuole. Il vicepresidente di Magnus Carlsson ha sottolineato che il report della SIPAD non include le metriche di accesso all'educazione e che l'ESPIA ha dei problemi di ineguaglianza. La dichiarazione. La dichiarazione che non è stata approvata da nessuna ricerca statistica dall'OMEC ed è per questo che deve essere presa con attenzione. L'amministrazione Ryan potrebbe essere pratica nel suo mandato e guardare all'esempio meridionale di come cambi positivi, anche se avrà l'opposizione del ministro dell'Educazione. Qui radicale non sta mai zitto. Se fossi te, dovevi fare già arrestare, ma anche se fossi d'accordo con loro, cioè, alla fine, in realtà, personalmente, ok, però, mille articoli sempre. Leggo il giornale, praticamente. Per colpa loro, questo gioco è leggere il giornale. Un grosso gruppo di membri del sindacato si sono radunati intorno alla città di Valgen per protestare contro le povere condizioni dei diritti lavoratori in Sordal. Le persone avevano dei cartelli, chiedevano per responsabilità, diritti base negli ambienti di lavoro aziendali. Decine di lavoratori della Tosen erano in mezzo alla folla. Un lavoratore è stato sentito dire: "Lo so che la legge non ci dà niente sulla carta, davvero accettiamo questo?" Altri hanno sottolineato che il paese si basa sui lavoratori per fermare la recessione, ma non gli dà niente in cambio. Guarda come sono grandiosi i diritti in Vastland, stipendio minimo, paga degli straordinari, regolazioni di sicurezza, lavoro. È tempo per una vera riforma dei lavoratori. Una voce ha chiesto con frustrazione. Abbiamo avuto l'opportunità di intervistare alcuni manager più progressisti dalle corporazioni e hanno dichiarato che le compagnie, vabbè, non ne frega di queste robe. È difficile non concordare che il tempo per una riforma del lavoro è dovuto. Anche Albin Klavi dall'ala riformista dell'USB ha visto il potenziale, ha annunciato che è iniziato un lavoro per esplorare cosa può essere fatto. Il presidente Rehn ascolterà le domande, il tempo ci dirà. Sì, perché è molto populista. Se la maggior parte della popolazione mi chiede sta roba, io ve la do. Tanto con i, come si chiamano, i grandi sti corrotti qua. Ho già molti legami, gli ho già dato tanto, insomma, ai capitalisti. Scioccante raduno misogino. Tutti i giorni siamo sempre più scandalizzati quanto profonde sono le radici della misoginia nel nostro paese. Impallidiamo di nuovo quando ieri, durante una protesta della Lega delle Donne di Sordish, si è mostrata, è apparsa una controprotesta che ha interrotto il raduno pacifico. Nel scontro che è risultato tra la polizia, i manifestanti e la folla, molti sono stati arrestati da entrambi i lati. La strada del cambiamento è piena di grandi ostacoli, ma l'abbiamo detto prima, possiamo farcela. Sol ha bisogno di risposte per i suoi crimini. Deve rispondere ai suoi crimini. Guardando la storia di tutto quello che è sbagliato nel nostro paese, c'è solo una figura verso cui tutti indicano: Tarquin Sol. Ha involuto il nostro paese rendendolo qualcosa di molto peggio di quanto era prima. Ha commesso crimini contro l'umanità. Ci ricordiamo tutti l'incidente di Izam e le ferite che ha inflitto alle centinaia di migliaia di persone con un background etnico bloodish. Noi chiediamo che sia posto sotto processo e pensiamo che sia il momento che questo governo apra la strada per un giusto processo, rimuovendo la non democratica e assurda legge che lo protegge. È tempo che la Costituzione del 29 che protegge Sol sia cambiata. Le persone stanno aspettando per un giusto processo e perché ci sia giustizia e che le loro domande abbiano una risposta. Basta, basta. Qui cosa mi dite?
report sulle riforme. Frank Slater, leader del PFGG, ha sottolineato le domande per il loro pacchetto di riforme, ha dichiarato che senza l'implementazione di termini limiti e decreti limitati sarà davvero difficile appoggiare le riforme. Allora, io me lo segno perché magari c'è spazio di manovra. PFGP, vogliono term limits e limited decrease. Va bene. Ho ancora qua cattive notizie, immagino. Figurati. Giovani sordi sospettati di un attacco terroristico. Approssimativamente alle 6:46 di lunedì, un attacco terroristico è avvenuto nella città di Weston, nel centro della città di Weston, durante un raduno dell'ala di sinistra del CPS, i comunisti. Vabbè, sì, dei sinistri, vabbè. L'attaccante, l'assalitore, sospettato di lavorare con i giovani sordi o un'altra organizzazione connessa con loro, ha aperto il fuoco con un ufficio automatico. Ah, ma questo avevano già letto. Sui civili che stanno protestando, 17 persone sono state uccise, incluso l'aggressore che si è sparato. Testimoni riportano che il fucile era nascosto in un'edicola. La nostra polizia locale non è abituata a queste tattiche. No, ora sono consapevoli di queste tattiche e quindi tutte le edicole saranno ispezionate dalla polizia prima e durante i raduni affollati. Ulteriori indagini sui giovani sordi stanno avvenendo. Ah, briefing sulla situazione. Ah, arrivo alla stanza dell'incontro per la mia chiacchierata con Chiara e Pascal. Prima di iniziare, mi prendo un momento per apprezzare la vista da balconata nelle montagne di Narben. Sono completamente coperte di neve. Mentre ero perso dallo scenario, Pascal Bennywall, chi è? Mi raggiunge. A lui è il ministro della salute e del lavoro. Il mio ministro della salute era ironicamente non in salute, avendo guadagnato qualche chilo da quando era diventato uno scrittore di successo, ma la sua autorità sugli affari sociali non poteva essere messa in discussione. Che vista spettacolare! Chiara Vialda, il ministro dell'educazione, si unisce a noi sulla balconata, vestita di blu. La sua preferenza per pantaloni riguardo vestiti l'ha reso il soggetto di gossip di palazzo. Ma non sembrava preoccuparla. Spettacolare. Ma se guarda nella direzione opposta, vedrà quello che decadi di Sol ha fatto alla città. La maggior parte delle persone che vivono a Narbel sono lavoratori, contadini, e loro mogli e i bambini. Si spiaga, spaccano la schiena e sono quasi senza paga. Tutto grazie all'avidità della corporazione. Non possiamo dare la colpa alle compagnie. È così loro operano. Sì, possiamo. Se le mie compagnie fanno molto meglio per i lavoratori anche in Arcasia. E allora che ti devo dire? Se guarda di là della vista, può vedere i veri problemi. Veri problemi come povertà. Pascal annuisce. Questo era un soggetto di cui ne sapeva. I suoi libri meglio conosciuti erano riguardo ai più sfortunati di Sorland. Prendendo dal suo passato in cui era cresciuto nella povertà. Ben detto, Miss Valda. Non ho bisogno di dirle riguardo le mie esperienze con la povertà. E lei è stato a lei ha passato simili durezze, Presidente. Abbiamo tutti affrontato tempi difficili. Vero, ma alcune vite sono più difficili di altre. Come le nostre, lo erano, e lo stesso per centinaia di migliaia a Sorland. Non devi essere nato povero per simpatizzare con quelli poveri.
così come non devi essere nato donna per riconoscere il bisogno della parità dei sessi a Sorland. La parità tra i sessi non dovrebbe essere la nostra prima priorità. Guarda quanti politici di primo livello donne ha il nostro paese. Le apparenze possono ingannare, Pascal. La sua voce suonava amara. Pensi a Lilia Sgraff e come abbia raggiunto la sua posizione. Non devo per forza credere alle voci riguardo a lei e Sol, ma probabilmente non sarebbe mai giunta così in alto se non avesse, come dire, fatto correre le voci. Gloria Tori è un incidente che è la prima speaker dell'assemblea, sia una donna e sia così una così forte conservatrice. Oh, sempre così però, eh. A sinistra sono femministi, però poi arrivano sui primi ministri donna fascisti. Vabbè, meglio parlare di politica contemporanea. E poi c'era l'abitudine di Alfonso di promuovere le donne a posizioni preeminenti per dare a Sorland un'idea di progresso, mentre non faceva nulla nella realtà. Mentre le donne in posti come Narbel, a loro è negata l'opportunità di avanzare, il governo potrebbe usare un pugno di politici femminili da famiglie ricche, io inclusa, per far finta che il loro unico ostacolo al successo è la loro mancanza di iniziative. Tuttavia, chi di noi non usa il nostro potere per chi di noi non usa il nostro potere per aiutare uomini potenti a rimanere in carica sono denigrate come rabbiose. Le chiedo, Mister Presidente, importa a qualcuno che il suo stratega Mr. Galan non ha una moglie? Lasci Luciano al di fuori di questo. Ok, Chiara. Ha fatto la... Ma perché questo? Ma li ho scelti questi ministri? Io non li ho scelti, vabbè. No, non perché non sia contro i diritti per le donne, ma perché qui, cioè, devo muovermi bene. Se voglio rimanere... Cosa vuole effettivamente il popolo? Cosa vogliono coloro che i miei alleati delle corporazioni, insomma, qua? Quelli che mi pagano le tangenti, insomma. Come stavo dicendo, non è forse giunto il tempo che Orzord affronti il vero problema di questo paese? Piuttosto che inchinarsi ai desideri delle aquile e dei portatori di paura nell'establishment e ancora portare più risorse ai militari e alla legge, però abbiamo mille rivolte nel paese. Il nuovo welfare, la sanità, l'educazione stanno decadendo dalla recessione. Le comunità più povere di Sorland stanno perdendo speranza. La mancanza di speranza e di opportunità può portare le persone a soluzioni estreme, vero, questo non dobbiamo permetterlo. Comunque stiamo vedendo un aumento del crimine, violenza domestica e sì, anche dell'ineguaglianza tra uomo e donna. Se solo potessimo fermare la recessione, creare lavori e crescita. Sì, la situazione economica ha un importante ruolo nel standard di vita. Le disparità tra città e campagna sono grosse e la recessione colpisce i più deboli più duramente. Non possiamo sistemare l'economia. Dobbiamo educare le persone e lasciare che creino nuove opportunità. C'è un'altra questione anche che voglio menzionare. Sto lavorando nel miglioramento dei diritti lavoratori nel nostro paese e ho proposto una bozza di legge che al momento sta subendo una review da parte del nostro partito. Mr. Calvin mi ha già dato il supporto. Sorland è molto indietro rispetto ad altri paesi, questi soggetti, della mia responsabilità che ciò finisca. Però non dovremmo disturbare le imprese che già fanno fatica, no?
Questo non dovrebbe modificare i bilanci operazionali delle compagnie tascamente, punirebbe soltanto coloro che trattano i lavoratori in maniera ingiusta. Ed è anche una questione di vita o di morte. Ogni decade sentiamo di qualche incidente orrificante causato dalla negligenza dell'imprenditore per la come si può, sicurezza dei lavoratori. Quindi, appoggerà la legge quando giungerà sulla sua scrivania, Presidente? Per fare una decisione dovrò valutare i contenuti in dettagli. In dettaglio. Lo capisco. Riceverà tutte le sezioni. Diventa un po' freddo qui. Entriamo dentro per continuare le nostre discussioni. Torniamo dentro. La stanza di incontro era stata preparata per gli affari dello Stato. Piccoli regali per ciascuno di noi erano stati piazzati sul tavolo dalle municipalità. Prendiamo i nostri posti. Quindi, mi dica dei suoi piani, Chara. Con piacere. Comunque avete visto come evito sempre di dare una risposta prima di essere messo in un muro. L'educazione di Sordic è gratis, ma abbiamo un sistema veramente vecchio che voglio riformare. L'altra importante problematica è la mancanza di accesso all'educazione nelle aree rurali, specialmente per le giovani ragazze. La sua amministrazione ha il potere di risolvere entrambi i problemi. La mia priorità più alta è quella di ottenere i fondi per costruire scuole nelle aree rurali mentre pulisco il nostro sistema educativo dall'indottrinazione nazionalistica e insegnamenti sessisti. Quanti studenti e insegnanti abbiamo? Attualmente abbiamo circa 5 milioni di studenti, 3 milioni nella scuola primaria, 1 milione nella secondaria, 1 milione nella terziaria. E 150.316 insegnanti. Sorlan è piena di giovani menti brillanti. E vero, è pieno di potenziale. Penso che ci devono essere cambiamenti nel nostro modo di pensare. Dovremmo aiutare i bambini a porre domande ed educarsi. Qual è il ratio di alfabetizzazione di Sorlan? È dell'80%, è un ottimo indicatore per futura crescita, ma deve aumentare. È anche più basso tra le donne che tra i ragazzi. Se ricordo correttamente, le aree più analfabete sono Bergia e Agland. Questo è corretto. Anche se l'ACAV fa un po' impazzire le statistiche per la regione di Nargis, il quale ha anche un gran numero di cittadini analfabeta. Questo sottolinea il mio punto riguardo al mancato accesso all'educazione. Mi dica della differenza tra l'educazione urbana e rurale. Le aree urbane hanno 3 volte il numero delle scuole per 10.000 abitanti comparate alle aree rurali. Le aree rurali anche soffrono della mancanza di insegnante. Posso immaginarmi che gli insegnanti non preferiscano vivere in aree desolate. I salari per gli insegnanti sono bassi qui, dobbiamo aumentare la loro paga per dargli più incentivi. Grazie, Clara. Sentiamo riguardo al sistema sanitario, come desidera, Presidente. Sorland ha un sistema sanitario gratis, a parte per qualche ospedale privato che opera. Sotto di esso la gran parte della popolazione riceve adeguatamente i trattamenti. Il problema sanitario principalmente è nelle aree rurali, quasi a causa di una mancanza di qualità del servizio. Sto facendo il mio meglio per permettere che i cittadini di tutta l'età ricevano la migliore sanità che possano. Voglio anche personalmente risolvere il problema dell'alta mortalità infantile e materna. Quanti dottori e infermiere abbiamo? Abbiamo 31.594 dottori, 73.680 infermiere lav che lavorano, o infermieri, che lavorano per il Ministero della Salute. È un numero alto. Quello che penso è non voglio essere rude, ma di questi numeri quanti sono in città e quanti nelle aree rurali? Non interrompiamoci a vicenda. Quello non è un problema. Il numero di dottori per 10.000 abitanti è molto più basso nelle aree rurali che nelle aree urbane. I tempi di trattamento anche sono troppo alti a causa del basso numero di dottori nelle aree rurali, il che dà una copertura
minimamente sufficiente. E quanti letti d'ospedale ci sono per ogni 10.000 abitanti? Ci sono 10 letti per 10.000 cittadini, il che è un ottimo numero se ci compariamo con i nostri vicini. Abbiamo un numero più basso nei paesi di Agnolia e Wellen. Beh, ovviamente non possiamo raggiungere Lespia o Vasgland. Agnolia e Wellen non sono paesi con cui compararsi, ma è bello sapere che non siamo in una grossissima crisi sanitaria. Qual è il ratio di mortalità e l'aspettativa di vita? La nostra aspettativa di vita è di 65 anni e la mortalità infantile è un preoccupante 85 ogni 1000 nascite, mentre la nostra mortalità infantile è 90 ogni 1000. Porca miseria. Si assicuri, noi che stiamo facendo di tutto per salvare le madri e i loro neonati. Questi numeri sono tristi. Non mi aspetto nient'altro che i vostri migliori sforzi per migliorare la situazione. Stiamo lavorando duramente per migliorare la qualità dei servizi. Grazie Pascal, apprezzato il briefing. Credo che sia tutto. Chiara si alza, si va verso la finestra, fa un profondo respiro. Beh, spero che non ci voglia di parlare con questi due, perché questi mi porteranno via un sacco di risorse, anche se con questi potrei fare manovre populiste. Ma il mio focus è sull'economia, perché è quello che potrebbe permettermi, insomma, di rimanere al potere e guadagnarci più facilmente, penso. Spero che entrambi stiate preparando i vostri piani di riforma. Mi ignora, guarda questa povera città. La strada è piena di buche, gli ospedali che a malapena funzionano, le scuole mezze aperte. Questo non è solo un fallimento di Solo, Alfonso, questa è la... questa decadenza nelle regioni dimenticate di Sorland è durata da molte decadi a causa di una corruzione strutturale spinta dal capitalismo. Sono sicuri, non c'era il capitalismo. Non perdiamoci in dibattiti ideologici, dobbiamo concentrarci sugli veri problemi. Le due cose non possono essere separate, Mr. Ryan. I problemi nascono dall'ideologia. Chiara si siede e sospira. In un modo o nell'altro dobbiamo trasformarlo. Avidità e capitalismo incontrollato non porteranno benessere magicamente alla popolazione. A cosa stai lavorando, Pascal? Voglio migliorare la sanità a bassa qualità nelle aree rurali, quindi ho creato una bozza di piani per aumentare il salario dei dottori e per migliorare l'equipaggiamento degli ospedali. Posso fare di più con un aumento nel budget. Inoltre un piano di privatizzazione per promuovere investimenti privati nel sistema sanitario potrebbe portare a fondi extra. E non era un problema l'accesso alla sanità nelle aree rurali? L'accesso è un problema, ma non critico come la qualità. La mancanza di personale con esperienza o equipaggiamento causa cattivi trattamenti, portando a molte morti. Spero di poter creare competizione e aumentare la qualità della sanità con gli sforzi di privatizzazione. Una sanità privata aumenterebbe il prezzo dei trattamenti e renderebbe l'accesso ancora peggio per il cittadino medio. La decisione di non promuovere ulteriore sanità controllata dallo Stato costerà caramente alla popolazione. Mi dica riguardo ai suoi piani, Chiara. I miei piani richiedono un aumento del budget governativo. Miro a risolvere i problemi che abbiamo sottolineato con i soldi concessi costruendo scuole nelle aree rurali meno fortunate e attraverso cambi fondamentali nel sistema educativo sbloccherò il potenziale dei nostri figli. Ragazzi e ragazzi, allo stesso modo.
interessante, ma pensavo avessimo anche un problema di qualità del servizio. Le nostre statistiche mostrano la disparità tra aree urbane e rurale. Possiamo fare qualcosa riguardo a questo o aspettare che cose peggiorino. La promozione di educazione privata non aiuterebbe a creare fondi addizionali? Sì, ma quale costo? Non posso supportare il privato nel settore educativo, perché alla fine del giorno loro alla fine sono focalizzati sui profitti. Quello che mi aspetto dal nostro governo è che le persone capiscano, è che noi capiamo e ci concentriamo sui bisogni delle persone. Ok, vi ringrazio per i vostri briefing e piani. Ci riaggiorneremo al meeting riguardo ai budget. È stato un piacere. Ci vediamo al meeting. Spero di vedere un cambio di direzione. Abbiamo parlato tutto quello che è necessario. Voglio sollevare le mie preoccupazioni riguardo al meeting pianificato con il presidente di Gazom e l'ex presidente Mr. Alfonso. Ci sono diverse significative considerazioni riguardo la forza lavoro di Narbel e la più ampia comunità dei colletti blu di Gazom. Questo potrebbe essere una congiuntura strategica per assicurarsi il trionfo della forza lavoro. Beh, non voglio ovviamente uscire dal mio campo, ma non posso trattenermi dal commentare i problemi che i lavoratori in Gazom hanno affrontato nel passato. Ciononostante, bisogna anche tenere in mente che la corporazione contribuisce sostanzialmente alla creazione di lavoro in una regione che ha problemi con la povertà. Quindi persuadere il presidente a fare concessioni potrebbe essere una task formidabile. Vediamo un po'. Address capital of the champion. Engagement can indeed be challenging. Yet we should instant. Sì. Il nostro obiettivo dovrebbe essere il mutuo beneficio. Che fa avanzare sia l'economia che l'interesse dei lavoratori. Beh, un tale traguardo sicuramente porterebbe a grandi acclamazioni pubbliche, al di là del partito politico. Le questioni riguardanti i lavoratori sono vicine al mio cuore. Sarei personalmente grato se lei riuscisse a risolvere i problemi sollevati da Katharina Horten e altri lavoratori. E chi è? Ah, quella del sindacato. È difficile immaginare qualcuno come Alfonso, ossessionato con la sua corporazione, dare benefici ai lavoratori senza che tenga un guadagno da questo. Gazom si appoggia a noi così come noi ci appoggiamo su di loro. Trovare un approccio bilanciato è essenziale. La via di mezzo spesso porta pericolosamente a mantenere lo status quo. Dobbiamo assicurarci che qualunque negoziazione sia genuinamente un beneficio al popolo e che non sia solo negli interessi di questi corporati giganti. Nonostante le divergenze di interesse potenziali, la porta del dialogo tra diversi lati dovrebbe sempre rimanere aperta. È importante che l'ideologia non oscuri la nostra capacità di portare una trasformazione tangibile ed effettiva. Sono incoraggiato dalla volontà di Mr. Munger e Mr. Alfonso di entrare in dialogo, partecipare al dialogo, è un passo avanti. Non la tratteremo più a lungo. Grazie a entrambi per la discussione.
Spero che non ripeterà gli stessi errori ancora e ancora. Buona giornata, Presidente. Ma perché sono sempre così incattivite le mie ministre contro di me? È un po' sessista questa mia frase, però lo sono. I ministri se ne vanno e mi preparo per lasciare... la stanza per andare a fare altri per altri affari pubblici in città. L'agenda per i prossimi giorni è piena e include anche un incontro col ministro Gasmanger e l'ex presidente Alfonso all'ufficio della Gasom. Mentre esco, il tempo è bello freddo, ma questo non ha trattenuto un gruppo di supporto all'USP dal venire a salutarci nelle strade. Guardando a come sono conciati i cittadini, è facile capire il corrente stato di Narbel. Alcune persone indossano vestiti troppo larghi, alcuni bambini non hanno nemmeno le scarpe, eppure c'è speranza nei loro occhi. Sono ancora del nostro partito. Erano eccitati nel vedere il presidente nella loro città. Bene, bene, bene. Mi aspettano un bel po' di robe, soprattutto questi incontri. Io direi però che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Non si sono stati fatti tanti passi avanti perché i giornali, che non smettono mai di scrivere. La crescita com'è qua? Oh, possiamo ribaltarci un minimo? No. Qui funziona tutto. Bene, sono curioso di vedere questo incontro perché sicuramente potrebbe portarci... soldi. Vediamo se riesco a prendere due piccioni con una fava. Alla fine l'essere populisti sta al momento sta pagando, ripagando più essere populisti, insomma, non populisti. Non è che stiamo facendo ancora chissà che di populista, ma come dire cinici, scusate. Il nostro essere cinici al momento sta ripagando molto di più rispetto alla volta in cui ho giocato io, in cui ho cercato di effettivamente di fare di essere il buono della situazione. E in quella situazione io non avevo fatto patti con preso tangenti, fatto patti con i media e quindi mi ha massacrato tutto il tempo. Alla fine mi è andata male. Vedremo un po' come va a finire. Questo incontro potrebbe essere importante. Abbiamo comunque un po' di report, un po' di notizie da leggere, ma questo nel prossimo episodio. Se siete giunti fino a qui questo video, vi invito a mettere like, a seguire la pagina. Vi siete beccati 1 ora e 40 di video, praticamente di un gioco testuale in cui abbiamo letto pezzi di giornale. Quindi, se vi è piaciuto, follow. Ma non so se qualcuno sarà mai arrivato fino a questo punto del video. A me non resta che da dire ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle, da King Davark, The Casual Gamer.